Sì, buongiorno a tutti. Apriamo la conferenza stampa sullo stato di avanzamento del progetto Bando Ultralarga nella Regione e do subito la parola al nostro presidente Acquaroli. Mamma mia, ha iniziato proprio col botto, così. Cioè. Buongiorno a tutti, innanzitutto saluto tutti quelli che sono collegati e tutti coloro che sono qui in presenza, i nostri collaboratori. Saluto il vicepresidente Carloni, saluto la dottoressa Carota e li ringrazio per l'importante lavoro che stanno facendo su un tema nevralgico come quello della banda larga. Noi abbiamo nella nostra regione un ritardo infrastrutturale, lo diciamo sempre, però diciamo che ripetercelo ci aiuta anche a focalizzare l'attenzione che noi dobbiamo dare rispetto a un tema che è centrale, perché c'è la partita delle infrastrutture materiali, poi c'è la partita delle infrastrutture digitali, che tra l'altro in un'epoca di pandemia dove il lavoro, la DAD, il lavoro a distanza da casa, la DAD, la necessità di una competizione commerciale digitale ci ha fatto capire che non possiamo più permetterci ritardi infrastrutturali. Lo dico anche da ex sindaco in questa sede, dove noi abbiamo tante zone industriali che ancora non sono fornite da DSL, e ancora non sono fornite di ADSL quando praticamente la tecnologia ADSL è una tecnologia completamente superata, ormai antiquata, preistorica, e parliamo di qualcosa che non vale neanche, su cui non vale neanche più la pena investire. Ecco, questo ci deve far capire che però la partita si gioca su questi temi, perché le nostre imprese, i nostri giovani, la nostra capacità di essere competitiva, la nostra capacità di dare servizi, la nostra capacità di essere attrattivi, la nostra capacità di fare squadra e fare sistema passa per la costruzione di infrastrutture che ci consentono appunto di competere con le aree più evolute dell'Europa. In questo senso io credo che la priorità che è stata conferita al nostro governo, l'impegno del vicepresidente Carloni e della dottoressa Carota sono assolutamente fondamentali per raggiungere quanto prima un livello accettabile di strutturazione infrastrutturale nella nostra regione e credo che i dati che il vicepresidente potrà illustrare sono esemplificativi di un ritardo accumulato che noi dobbiamo assolutamente colmare e dobbiamo farlo con la capacità di saper anche trasferire queste informazioni ai territori, alle associazioni, a tutti coloro che sono gli utenti, perché credo che questo possa essere anche uno stimolo a pensare su come poterci rilanciare e a pensare su come poter guardare il domani anche da una prospettiva diversa. Io non vado oltre, buon proseguimento, purtroppo è una mattinata molto intensa. Vi ringrazio veramente a nome di tutti per quello che state facendo. Grazie. Grazie a lei. Buongiorno. Allora passiamo la parola all'assessore Mirko Carloni. Ringrazio la dottoressa Ripa di Open Fiber. So che sono collegati anche Infratel, dottor Bellezza. È un lavoro di squadra quello che oggi presentiamo, è un'inversione di rotta, possiamo chiamarla così, rispetto ad un ritardo strutturale che onestamente era inaccettabile per la nostra regione, in quanto questi progetti sono stati finanziati con dei fondi del 2016 e avevano ormai così un ritardo che andava in media negli 800-850 giorni a cantiere. Mi ricordo quando la dottoressa Carota è venuta la prima volta, appena diventato assessore, a raccontarmi la situazione, insomma era abbastanza sconfortante. Invece oggi siamo qua a così, presentare un'evoluzione e un avanzamento che è molto molto più significativo ed è sicuramente quello che così con orgoglio insomma, possiamo rivendicare di aver fatto in questi mesi, con ovviamente il lavoro fatto dagli uffici, e quindi ringrazio gli uffici del servizio informatica della Regione Marche per quello che hanno fatto, ma ringrazio anche appunto Infratel e Open Fiber, ma anche Enel che ci ha sostenuto in questa operazione, perché per molte cose anche Enel si
interfaccia con... possiamo proiettare, abbiamo anche delle slide che vorremmo proiettare. Quindi noi che cosa abbiamo, oltre a lavorare, oltre ad essere il finanziatore di questo progetto, quello che vorremmo portare a termine sono i servizi, fare in modo che ci sia un ruolo da parte della Regione anche di facilitatore, come raccordo organizzativo, come supporto amministrativo. E questo vorrei che fosse chiaro, perché come ha detto prima il Presidente, ormai la connettività e le infrastrutture tecnologiche, al pari di quelle materiali, sono un diritto dei cittadini su cui passa molta parte dell'accesso a servizi fondamentali, come vediamo in questi giorni, dall'educazione ai servizi sanitari sempre più preponderanti e che secondo me dovranno anche essere incrementati attraverso la telemedicina, perché la cura domiciliare è ormai importantissima per il servizio sanitario, per poter garantire livelli di salute. Quindi è inevitabile dire che la digitalità non è più un benefit, è un diritto, perché è un diritto come altri, e al pari appunto delle strade, degli aeroporti e dei porti, queste infrastrutture determinano la competitività di un territorio, delle imprese e delle famiglie. Quindi molti imprenditori in questi mesi con noi si sono chiesti come mai non avevano gli stessi diritti degli loro colleghi in altre regioni, e questa è la domanda a cui noi dobbiamo dare una risposta. Per quanto riguarda i comuni, abbiamo, ci tengo a dire che grazie a un rilancio da parte di Open Fiber, su 236 comuni abbiamo firmato convenzioni per 236, progetti di fibra autorizzati 216 e progetti esecutivi 191. Sui cantieri ci sono 180 cantieri aperti e i cantieri di prossima apertura 11 e 47 cantieri chiusi. E nell'altra, lo stato di previsione dei cantieri vede l'81% nel 81% del 2020, 176 di cantieri aperti, l'11% nel primo semestre del 2023, il 6% nel secondo semestre del 21, 14 e 4 nel 22. Invece i comuni con cantiere chiuso, 47% nel secondo semestre del 2021, 102 e primo semestre del 21, 47 e nel 22, 24. Quindi questo è il dato più importante, che si vede meglio nella slide successiva e dà anche un po' l'idea di questa inversione di marcia di cui parlavo prima. Nel 2018 sono stati fatti 0 cantieri, nel 19 mi pare uno solo e nel 20, 43, considerati che sono nell'ultima parte dell'anno, e abbiamo invece su questo un impegno da parte di Open Fiber di chiudere 149 cantieri nel 2021 e 24 nel 22. Quindi l'impegno più importante che oggi vorremmo annunciare, insomma, che su cui vorremmo che ci fosse la massima sinergia e attenzione poi anche al risultato, è che nel 2022 si finiscono tutti quanti i cantieri. Questo è il nostro obiettivo ed è quello che, insomma, vorremmo che fosse raggiunto dalle aziende che ci lavorano. Al 15 marzo sono state raggiunte 23.585 unità immobiliari e per un ammontare di 13 miliardi sono stati realizzati 198.000 metri di nuova infrastruttura, sono stati autorizzati 428.000 metri di infrastruttura esistente per un totale di 626.764 metri di infrastruttura. Ci sono stati 37 comuni collaudati fino ad oggi, quindi rispetto ad un'operazione iniziata nel 2016, purtroppo i comuni collaudati sono soltanto 37, quindi è chiaro che oggi dobbiamo dare questo slancio e siamo qua per appunto dirlo. Un altro elemento importante, i cantieri con la fibra che sono stati chiusi al 15 di marzo sono ovviamente in tutte le province in modo omogeneo,
li elenco così, ma forse non è necessario, avete la slide, quindi i comuni non trascuro di dirli, soltanto 7 nella provincia di Ancona, 10 nella provincia di Ascoli Piceno, 12 a Fermo, 10 a Macerata e 8 a Pesaro. Invece i cantieri con fibra collaudati sono 6 nella provincia di Ancona, 8 nella provincia di Ascoli Piceno, 11 a Fermo, 7 a Macerata, 5 a Pesaro. E ci sono 66 comuni vendibili, cioè dove il servizio è già attivo e quindi gli operatori possono già così dare la prestazione agli utenti, sono 66 comuni vendibili al 15 marzo. E adesso stiamo facendo anche un altro lavoro di verifica sugli piani, sulle aree industriali, perché molte persone ci facevano, per esempio Calderola e Copramontana, ci facevano presente che l'innesto della fibra banda ultralarga arrivava magari vicino al centro, ma il raggiungimento della zona industriale, che come sapete nelle Marche a volte non coincide con il sedime del centro della città e sono magari anche lontani, non veniva raggiunto, e quindi l'obiettivo di dare connettività proprio alla parte industriale e più ricettiva di questo servizio, quella che lo chiede con maggior forza, non era raggiunta. Quindi grazie al lavoro che abbiamo fatto anche con la collaborazione di Camera di Commercio e soprattutto che ha fatto il servizio informatica, stiamo sovrapponendo i dati delle sedi industriali con i dati della rete della fibra, in modo da vedere se queste due cose coincidono ed eventualmente integrarlo. Per quanto riguarda la comunicazione, ci farebbe molto piacere far sapere ai cittadini che stiamo procedendo in questo senso e farlo con la massima trasparenza, e per questa ragione insomma, tutte le informazioni sulla banda ultralarga sono disponibili sul sito internet, e ovviamente ogni cittadino può verificare se il proprio comune è effettivamente coperto dal servizio o quando verrà coperto dal servizio, quando finirà il cantiere che lo riguarda. Quindi sia sul sito della Regione Marche, sulle infrastrutture, che nel sito Infratel banda ultralarga o nel sito Open Fiber, ci sono poi dati invece sull'attività proprio dei cantieri. Concludo dicendo intanto grazie ai partner, a Open Fiber, a Infratel, Enel, che ci hanno sostenuto in questi mesi. Vorremmo che questo impegno per i marchigiani fosse davvero un momento di svolta, perché abbiamo, credo giustamente, il diritto di dare la stessa connettività ai nostri comuni, ai nostri concittadini, che c'è in tutto il resto d'Europa, anche perché questi soldi appunto sono per parte nazionali, europei, ma soprattutto sono gran parte europei, e quindi è giusto che dopo 4 anni, 5 anni dal loro impiego ci sia l'effettiva realizzazione delle opere. E in questi giorni tutti quanti noi abbiamo scoperto quanto è fondamentale la connettività, e quindi non si può perdere altro tempo, e noi come Regione Marche, come Giunta, cercheremo di dare il massimo impulso e di seguire attentamente i cantieri per verificare che quello che stiamo dicendo si realizzi e che nel 2022 si concludano tutti i cantieri di banda ultralarga nelle Marche. Grazie. Grazie, passo la parola alla dottoressa Serena Carota, dirigente della PF Informatica. Credo che l'assessore sia stato esaustivo, magari poi se ci sono domande rispondo, non so se vogliamo far vedere il sito. Possiamo dare la parola al professor Ripa? Sì, intanto ci prepariamo perché... alla dottoressa Ripa, Laura, perché così ci prepariamo con la regia. Ecco, diciamo, intanto che la regia si prepara, condividiamo un attimo il sito regionale dove sono stati attivati i servizi che sono stati descritti dall'assessore. In particolare è possibile vedere per tutti i comuni che sono stati collaudati, quindi con servizio attivo, è possibile vedere l'elenco, qui si scorre sotto, e cliccando il link al sito Open Fiber il cittadino può indicare il proprio indirizzo e verificare l'effettiva copertura, ma credo che poi questo sarà oggetto di un intervento specifico.
La dottoressa Perfetto. Parla dopo di me, chiedo alla regia di prepararsi. Sì, adesso diamo la parola all'amministratore delegato di Open Fiber, dottoressa Ripa. E, non so se già vuole intervenire, comunque poi verrà proiettato un video, quindi dottoressa, sì. Se vuole introdurre, grazie. Buongiorno a tutti, io intervengo anche se nella scaletta c'era Marco, ma sicuramente Marco Bellezza, così lascio a lui poi sì. La possibilità di... Perdonatemi, sì scusi, in effetti hanno dei problemi tecnici della sala videoconferenza Infratel, allora ci tengono aggiornati sulla situazione, quindi... Riorganizziamo diciamo così in funzione... Di questa scaletta. Bene, allora intanto buongiorno a tutti, io ringrazio il Presidente, ringrazio l'Assessore per la introduzione sicuramente molto incoraggiante che ha condiviso con noi tutti. Non mi soffermo sui numeri perché credo che l'Assessore li abbia ampiamente descritti. Vorrei soltanto rinnovare da parte di Open Fiber l'impegno nella realizzazione di questo grande progetto infrastrutturale che nasce proprio per colmare decenni di ritardo da parte della realizzazione degli investimenti nella rete di accesso e è un ritardo che ahimè non riguarda solo la regione Marche, riguarda il paese in generale. L'Italia ha accumulato decenni di ritardo rispetto agli altri paesi, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione e la disponibilità di una rete ultra broadband capillare basata sulla nuova tecnologia che è la fibra ottica. Noi come Open Fiber siamo nati da poco proprio per colmare questo gap che ci ha caratterizzato negli anni passati. Siamo un'azienda giovane che ancora non ha compiuto 4 anni e che ha l'obiettivo di appunto costruire una rete di accesso interamente in fibra per il paese. Lo abbiamo fatto, devo dire, in questi mesi con un ritmo importante, perché chiaramente il lavoro da fare è molto. A oggi abbiamo già a livello nazionale, credo che sia importante condividerlo, raggiunto un obiettivo di 11 milioni di unità immobiliari già cablate. Questo fa sì che l'Italia abbia recuperato in maniera significativa il suo posizionamento nell'ambito della classifica dei paesi europei, salendo dal 28esimo posto al 17esimo posto, quindi insomma stiamo recuperando il gap storico che, come diceva il Presidente, ci vede ancora in certe aree in ritardo rispetto alla tecnologia precedente, quella basata sul rame, ADSL, e che quindi insomma ci invita ancora di più ad accelerare proprio per dotare il paese di questa infrastruttura a prova di futuro. Era importante quando è nato il progetto, lo è ancora di più oggi per l'emergenza sanitaria che ci ha dimostrato non solo quanto sia importante essere sempre connessi a livello familiare e a livello professionale, non solo per svolgere l'attività produttiva ma anche l'attività diciamo così educativa e sempre di più anche per avere la possibilità di essere connessi ad esempio al tessuto sanitario, alle organizzazioni sanitarie per cercare di minimizzare l'impatto e gli spostamenti anche in una situazione così complessa come quella che stiamo vivendo. L'assessore parlava di un progetto che è nato 5 anni fa, sicuramente queste erano le premesse, però poi è partito operativamente, io devo dire, nella seconda parte del 2018 per tutta una serie di attività di impostazione e propedeutiche alla realizzazione del progetto. Come è normale, quando si costruisce una grande opera bisogna poi studiarla e progettarla, ed è questo il motivo per il quale nel 2019 il numero di cantieri che è stato completato è un numero sicuramente esiguo, ma è stato fatto un lavoro propedeutico per l'accelerazione che poi è stata evidente nella seconda parte del 2020 e lo sarà ancora di più nel 2021.
L'accelerazione che noi abbiamo dato è il risultato e la prova evidente che questo grande progetto che il Paese sta affrontando si può realizzare solo ed esclusivamente con la collaborazione forte, stringente e quotidiana con le amministrazioni regionali e comunali e tutti gli enti interessati. Se non avessimo avuto il forte commitment della Regione, e di questo ringrazio anche la dottoressa Carota in particolare, che fin dal primo giorno si è fatta parte attiva di questa attività, non saremmo riusciti a dare questa accelerazione. È un progetto, come dicevo, complesso, in cui ci sono molti attori coinvolti e soprattutto sul territorio ci possono essere degli incidenti di percorso, fra virgolette, cioè dei momenti o delle situazioni in cui, che richiedono dei cambiamenti di rotta, e per questo è importante non solo in fase iniziale ma nello svolgimento del progetto una costante collaborazione con il territorio, e lo è ancor di più nel momento in cui il comune viene completato per poi mettere sostanzialmente in operatività e quindi in vendibilità il lavoro realizzato attraverso il collegamento delle unità immobiliari e il coinvolgimento degli operatori. Preciso che per quanto riguarda la nostra attività, cioè che poi l'obiettivo fondamentale è quello di mettere a disposizione infrastruttura al mercato di riferimento, il collaudo è sicuramente una componente importante ma non ostativa per l'utilizzo dell'infrastruttura, quindi mi focalizzerei, e noi lo siamo sicuramente molto, soprattutto sulle aperture commerciali che possono avvenire grazie alla flessibilità che ci ha concesso Infratel, soprattutto in questo momento di difficoltà, anche prima o comunque in anticipo rispetto al completamento del collaudo, che giustamente richiede anche delle formalità a volte più lunghe in termini di realizzazione. Open Fiber non è presente soltanto come concessionario, quindi nelle aree oggetto di intervento in concessione, quelle di cui abbiamo parlato oggi, operiamo anche come soggetto privato e in questo ambito abbiamo già aperto alla commercializzazione le città principali della regione. E sono già oltre 90.000 le unità immobiliari nei grandi centri come Fabriano, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro, che possono essere già attivati dalla clientela finale. L'investimento che abbiamo realizzato è un investimento importante, stiamo parlando sostanzialmente di oltre 150 milioni per la regione soltanto per la realizzazione di infrastruttura. Questo significa sostanzialmente non solo ricadute immediate anche all'economia locale, ma significa sostanzialmente posti di lavoro, significa un indotto che ovviamente rappresenta un'opportunità anche e soprattutto in questo momento di sviluppo del tessuto produttivo e di tutto quello che è il settore associato. Per mantenere il passo e soprattutto dare fede ai numeri che sono stati rappresentati dall'assessore, che comprendono, ricordo, anche quello che andremo a realizzare attraverso la tecnologia FWA, cioè Fixed Wireless Access, che è una soluzione assolutamente valida per la copertura di alcune aree, in particolare quelle dove andiamo a misurarci con delle densità abitative più ridotte. Per raggiungere e per mantenere questi impegni chiaramente è fondamentale, come dicevo, la collaborazione. Ci auguriamo tutti che nei prossimi mesi si possa lavorare al ritmo che abbiamo avuto in questi mesi e che la situazione sanitaria, diciamo così, non ci crei ulteriori ostacoli rispetto a un'attività che ormai è avviata e ben impostata. Io non avrei altro da aggiungere se non quello di nuovo di un ringraziamento a tutta la squadra della Regione che ci sta veramente supportando e che capisce quali sono le complessità e quindi insieme a noi cerca di risolverle. Ringraziamento ovviamente anche a Enel, e probabilmente è utile spiegare perché,
gran parte della nostra rete in fibra ottica viene realizzata su infrastruttura di posa di Enel, e questo significa che sostanzialmente dobbiamo lavorare a braccetto per cercare di mantenere i piani e gli impegni assunti. Quindi un grazie in particolare a chi supporta nel giorno per giorno questa attività, e passerei a questo punto la parola, credo, a Marco Bellezza per quanto riguarda gli aspetti ovviamente legati alla concessione. Ecco, mi comunico che Alda Infratel hanno dei problemi dalla sala di videoconferenza, quindi probabilmente non riescono a collegarsi, purtroppo. Sono collegati con le slide, questo è chiaro. Ha sentito? Sì, a posto. Dottoressa, lei ha una sorpresa, mi sembra, per noi. Ci autorizza a proiettarla? Assolutamente sì. Bene, e quindi diciamo purtroppo in attesa che Infratel riesca a risolvere i problemi tecnici passiamo all'intervento successivo, che è da parte di un operatore che diciamo in rappresentanza un po' degli operatori che sono interessati a fornire servizi di accesso acquistando all'ingrosso diciamo i servizi della rete di Open Fiber sul nostro territorio. Quindi interviene il dottor Roberto Basso di Wind 3. Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito ad intervenire in questo contesto. L'introduzione nel presentarmi è assolutamente corretta e ci aiuta anche a ricordare che non basta evidentemente stanziare risorse, non basta fare le gare, non basta realizzare le infrastrutture fisiche, è necessario poi portare un servizio direttamente presso gli utenti, presso i cittadini, presso le imprese. Wind 3 ha creduto fortemente a questo progetto fin dall'inizio. Noi abbiamo un accordo con Open Fiber per la commercializzazione del servizio di accesso in 7.000 comuni nelle aree bianche. Siamo convinti dell'utilità sociale di un'iniziativa di questo tipo, perché abbattere il digital divide e dare a cittadini e imprese un servizio di accesso ad alta velocità vuol dire consentire ai cittadini italiani di poter godere di tutti i benefici dell'accesso ad internet ad alte prestazioni, e vuol dire anche garantire alle imprese italiane di poter competere con i concorrenti internazionali ad armi pari. Ricordiamo che l'Italia è il secondo paese esportatore d'Europa, il quinto paese manifatturiero esportatore al mondo, e per conservare questa posizione competitiva evidentemente il sistema paese, la pubblica amministrazione, le imprese che fanno le infrastrutture, le imprese come Wind 3, come gli operatori che aggiungono un'infrastruttura passiva, un'infrastruttura attiva, ecco, questa filiera è indispensabile per
garantire al Paese una capacità di competizione a livello internazionale. Ora io vorrei limitarmi a sottolineare però l'importanza della comunicazione con il cittadino quando si realizzano operazioni come questa, che sono anche operazioni che mettono a disposizione qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non c'era. Allora evidentemente se tutta questa operazione ha il compito di offrire a famiglie e imprese qualcosa che non c'era, abbiamo anche il problema di sensibilizzare la domanda, fare in modo che i cittadini sappiano che c'è, che oggi è disponibile qualcosa che prima non lo era, e anche che percepiscano fino in fondo l'utilità di queste infrastrutture. È chiaro che la pandemia ci offre grandi sofferenze, ma ci offre anche un'opportunità nuova, un'opportunità straordinaria, quella di rinvigorire il ruolo delle aree interne, dei piccoli comuni, nella vita sociale e produttiva del paese. Oggi abbiamo persone che normalmente lavorerebbero a Milano o a Roma o in grandi centri e che continuano invece a lavorare magari nei comuni d'origine, oppure trovano una seconda abitazione o addirittura decidono di trasferirsi in piccoli comuni che garantiscono una elevata qualità della vita. Ecco, qui abbiamo sicuramente una parte di cittadini sensibili a questi nuovi servizi che comprendono come sia possibile lavorare e studiare a distanza in maniera adeguata. L'altra gamba ovviamente è quella delle imprese, un tessuto produttivo come quello italiano molto distribuito sul territorio, e negli interventi di apertura del Presidente e dell'Assessore è stata ricordata l'importanza dell'accesso da parte delle imprese che spesso risiedono in aree industriali che sono fuori dal centro storico. Ecco, evidentemente noi come operatore Wind3, come tutti gli altri operatori, ma in particolare Wind3, che ha siglato già nel 2019 questo importante accordo con Open Fiber per portare i servizi di accesso in 7.000 comuni nelle aree bianche, noi di Wind3 siamo impegnati a comunicare al territorio. Questa funzione di comunicazione nei piccoli comuni può trovare un alleato molto importante nel primo cittadino, che è sempre una voce molto ascoltata e molto rispettata dai cittadini e dalle imprese che insistono sul territorio. Quindi noi siamo qui oggi per ribadire il nostro impegno a portare l'infrastruttura attiva e quindi i servizi d'accesso a famiglie e imprese. L'appello che rivolgo a tutta questa filiera che oggi è qui molto ben rappresentata e di avere un ruolo attivo anche nella segnalare a famiglie e imprese che oggi, grazie agli investimenti pubblici e grazie al ruolo del concessionario, Open Fiber finalmente arrivano, sono disponibili e quindi si possono attivare. Grazie ancora. Grazie Roberto Basso. Chiedevamo a Luca, a Open Fiber, se era possibile far vedere il sito dove i cittadini possono verificare la copertura relativamente agli interventi delle aree cluster C e D. Se qualcuno di voi... Sì. Allora, intanto io volevo segnalare il sito di Open Fiber, www.openfiber.it, è sempre possibile verificare la copertura e la vendibilità delle unità immobiliari che sono già state completate e che possono essere attivate attraverso il coordinamento con i nostri operatori. E quindi sicuramente si può far riferimento al sito di Open Fiber o altrimenti al sito Banda Ultralarga, dove anche in prospettiva sono indicati gli interventi che Open Fiber è chiamata a realizzare. Ecco, colgo questo spunto, diciamo, per
condividere anche con tutti i partecipanti il modello con il quale Open Fiber interviene, perché a volte ci viene richiesto di modificare le coperture, di ampliarle oppure di intervenire su alcune aree piuttosto che altre. Ecco, è importante essere estremamente chiari su questo punto. Noi abbiamo delle indicazioni puntuali di intervento, di aree di intervento. Le aree oggetto di realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica, ovvero in FWA, FWA, cioè in tecnologia mista, fibra e accesso mobile, sulla base di quelle che sono state le indicazioni della gara, e quindi non abbiamo ovviamente la facoltà di scegliere o di modificare questo piano di intervento. E andiamo peraltro a complementare le nostre coperture rispetto a quelle che sono state a suo tempo le previsioni e gli impegni di copertura da parte dei soggetti privati e degli operatori privati, che chiaramente hanno identificato delle aree che avrebbero sviluppato e che quindi diciamo potevano o dovevano essere escluse dalle aree di intervento in concessione. Quindi magari dei gap di copertura possono essere anche determinati, diciamo così, dal ritardo delle coperture da parte degli operatori privati. Dico questo perché a volte nella relazione con le amministrazioni comunali c'è un po' di, diciamo così, area di attenzione o di richiesta di estendere le aree di intervento, e una posizione rigida dei miei colleghi, che non è certo una posizione, diciamo così, personale, ma è dettata dalle modalità e dalle regole di ingaggio della concessione e della relazione con Infratel. Grazie dottoressa Ripa. Passerei la parola ai sindaci che sono collegati. Chiedo ai colleghi che fanno l'attività di regia di indicarci quali dei sindaci sono già pronti. A me risulta in scaletta il sindaco di Cupramontana. Nel frattempo, insomma, era previsto per oggi anche far intervenire i sindaci di alcuni comuni dove già il servizio di banda ultralarga è stato attivato, no? Quindi sono conclusi e collaudati i cantieri e già sono in vendibilità. E alcune, diciamo, utenze già sono state attivate. Quindi noi tra tutti questi comuni abbiamo scelto un gruppetto, ovviamente per ragioni di tempo, che comunque sono stati disponibili per diciamo, intervenire. Quindi adesso iniziamo con Giuseppina Feliciotti, che è la sindaca di Cesto Palombo, e quindi le chiediamo gentilmente se vuole un po' presentarci l'esperienza e, diciamo, le potenzialità che questa infrastruttura può dare al suo territorio. Sì, buongiorno e grazie a tutti, grazie anche al Presidente Acquaroli. Scusate per il video, ma se metto il video poi ho l'audio un po' di ritorno. Io per Cesta Palombo l'unica cosa che devo dire è che per noi è una grande cosa avere a disposizione la fibra e la possibilità di lavorare con la fibra, anche perché è un piccolo comune già martoriato dal terremoto, quindi potrebbe essere un'opportunità di ritorno, diciamo, della popolazione, poi come diceva Roberto Basso, anche per aumentare, diciamo, sia da un punto di vista turistico sia anche da un punto di vista lavorativo e abitativo, insomma, di far rivivere questi piccoli borghi. Quindi già so che alcune utenze si sono allacciate, per noi è una, ripeto, una grande cosa, anche perché già con le linee telefoniche siamo messi un po' male, per cui e anche a livello di attività amministrativa comunale spesso avevamo problemi di collegamenti, perché con le wifi se piove non c'è collegamento, se tira vento, e ci stiamo attivando per attivarla anche lì in comune. Ecco, stiamo proprio questi giorni prendendo contatti, per cui meglio di così non ci poteva andare come piccolo comune dell'entroterra. Grazie a tutti di nuovo.
Ecco, abbiamo l'altro sindaco, Giuseppetti. Sì, che io. Giuseppetti non è. Ha avuto un problema, mi ha chiamato, mi ha detto di collegarmi, che appunto aveva parlato con voi. Sì, per conto del comune di Caldarola. Esatto, per conto del comune di Caldarola. Noi, diciamo, la fibra è stata collegata, solo che abbiamo problemi con le grandi, diciamo, compagnie di distribuzione tipo TIM e tipo Vodafone, perché non sono state praticamente inserite quale compagnie che possono allacciare il collegamento con i vari utenti. E quindi praticamente abbiamo ricevuto diverse lamentele da questo punto di vista. Per il resto sappiamo che qualche utente che diciamo ha fatto contratti, ha stipulato contratti con compagnie diverse, è riuscito ad avviare il collegamento, insomma. Quindi sui ritardi di attivazione dei servizi, non so se Open Fiber vuole, diciamo, fare una considerazione, insomma, spiegarci che tipo di problemi ci possono essere. Allora, intervengo sicuramente con piacere per rispondere al sindaco che il tema non è da attribuire a dei ritardi di attivazione, ma alla scelta di TIM di non aderire a questo modello che è stato realizzato e che vede Open Fiber essere operatore, come dicevamo, all'ingrosso e tutti gli altri operatori come Wind, appunto, Tiscali e altri, per la precisione 160, perché sono 160 gli operatori che hanno firmato l'accordo con Open Fiber, occuparsi dell'attivazione del cliente finale. Quindi mi dispiace della esperienza che ci hanno riportato, noi abbiamo sicuramente un modello che consente un approccio neutrale a tutti gli operatori, sia piccoli che grandi, e che consente a tutti di avere le stesse condizioni di accesso all'infrastruttura che abbiamo realizzato per sviluppare la propria politica commerciale. Suggerisco però di far riferimento agli operatori presenti, in particolare oggi abbiamo sentito Wind essere particolarmente attiva su questo territorio. Sicuramente è una delle opzioni, è sicuramente il più grande operatore che in questo momento distribuisce la fibra di Open Fiber nelle aree in concessione, seguiranno tanti altri operatori, già oggi per esempio Tiscali è un'alternativa, lo dico non per fare pubblicità ma per confermare la pluralità di soggetti che possono essere coinvolti e possono essere oggetto, diciamo così, di relazione commerciale. Ci dispiace sicuramente che TIM non abbia aderito a questo servizio e che continui a commercializzare il servizio di vecchia generazione basato su rame, che ormai, diciamo così come avete rappresentato, ha dei limiti strutturali e fisici in termini di performance, soprattutto in questo momento in cui serve un utilizzo intenso della fibra ottica. Se posso, per parte mia confermo l'impegno che fin dal primo momento noi abbiamo deciso di assumere nei confronti dei territori, delle aree interne, dei piccoli borghi, per cui ci siamo immediatamente resi disponibili ad attivare commercialmente il servizio sull'infrastruttura di Open Fiber, che vuol dire ovviamente attivare tutti i canali anche di assistenza tecnica e tutti gli altri servizi accessori che possono essere forniti alle famiglie e alle imprese. Peraltro Wind3 è anche il primo operatore cellulare sul piano nazionale offrendo il servizio di connettività fissa ovviamente dalla
possibilità a tutti di godere dei vantaggi delle reti ad alta capacità che sono appunto basate in questo caso sulla fibra ottica. Quindi sono felice di poter ribadire il nostro impegno, siamo presenti dovunque il servizio sia stato reso disponibile dal concessionario per fare. Grazie. Certo sarebbe stato utile presentare anche il sito bandoultralarga.italia.it, che è il sito curato dal Ministero dello Sviluppo Economico e Infratel, e dove si può diciamo seguire lo stato di avanzamento dei lavori e non solo, ma anche visualizzare l'infrastruttura in fibra ottica con calata appunto sulla cartografia del comune interessato, ed è molto molto bello, molto utile anche per, diciamo, ecco qui, diciamo, adesso la collega dottoressa Marseglia ci dà assistenza, fa le veci di Infratel e quindi ci dà l'idea delle potenzialità di questo servizio, che può essere molto utile per il cittadino. Allora, qui viene visualizzato il comune di Piobbico, questa è l'infrastruttura in fibra ottica che, diciamo, è in corso, che è stato realizzato. Come vedete alla sinistra del vostro schermo, Piobbico, lo stato di avanzamento del lavoro rispetto alla fibra è terminato. L'infrastruttura wireless invece è ancora in progettazione definitiva, e sulla mappa principale possiamo vedere l'infrastruttura in fibra realizzata, e facendo lo zoom sulla mappa si può vedere effettivamente questa fibra che doveva raggiungere, quali unità immobiliari va a raggiungere rispetto alle vie interessate. Quindi questo è molto molto interessante, molto utile. Grazie alla dottoressa Marseglia. Bene, adesso abbiamo questo problema che abbiamo chiamato Infratel più volte, il problema tecnico perdura, visto che ci sono problemi anche di tempi che sono stati, diciamo, designati per la conferenza stampa. Non so se l'assessore vuole... Sì. Ci sono delle domande da parte dei partecipanti? I comuni, noi abbiamo altri due comuni, che erano appunto Ripa Transone e Calderone, ne abbiamo parlato, c'è Saparoma e Cupra Montana. Purtroppo i due sindaci si trovano in aree dove il segnale non è sufficiente per poter procedere al collegamento. Ci sono domande dalla stampa? C'è solo una richiesta di MTV che chiede se è possibile avere il video di Open Fiber per la loro trasmissione. Lo metteremo. Lo metteremo sul sito internet della regione appena è possibile, quindi spero in mattinata, insomma, di riuscire a pubblicarlo in modo che può essere scaricato dal sito. E ringrazio ancora Open Fiber per questo bel video. Se ci sono altre domande? Sì, sono Fabri, Agenzia Dire, buongiorno. Prego. Chiedevo, siccome le slide scorrevano velocemente, non sono riuscito, forse qualche altro mi è sfuggito, il cofinanziamento della regione nell'investimento complessivo per l'infrastruttura, e poi ad oggi quanti sono i comuni ad oggi coperti dalla ultralarga? Allora, quanti sono i comuni ad oggi? 65. Allora, 65 sono i comuni vendibili, poi lo dico perché sembra in contrasto, i comuni con fibra chiusi sono 47, quindi diciamo ci sono alcuni comuni in più perché sono stati attivati con servizi FWA, quindi con servizi, diciamo, in banda ultralarga, non in fibra. Okay.
Per quanto riguarda le cifre, diciamo il progetto, come è stato poi detto prima nella presentazione, rispetto a quella che era la stima di intervento, che era pari a 45 slide, proprio importi, così li facciamo pure vedere. Okay. Gli investimenti sono circa 105 milioni, 107 milioni di euro per quanto riguarda, sì, l'intervento che noi stiamo realizzando in concessione. Ecco. Come dicevo, a questo si sommano poi gli interventi che noi realizziamo come Open Fiber, come soggetto privato, nelle aree metropolitane, per un totale di oltre 150 milioni nella regione. Grazie dottoressa, li stiamo proiettando. E rispetto a questi importi la Regione concorre con oltre 33 milioni di euro a valere sui fondi FESR e FEASR, mentre la parte rimanente è coperta con fondi nazionali, perché c'era stata chiesta qual era la quota di intervento fondi regionali e fondi nazionali. Quindi la maggior parte sono fondi regionali a valere sul fondo europeo e altri sul fondo europeo per l'agricoltura, circa 33 milioni. Ok, grazie. Se non c'è altro io concluderei. Le slide le renderemo disponibili. Sì, le slide le mettiamo sul sito, anche quelle. Io ringrazio davvero molto la dottoressa Ripa e Marco Bellezza, che mi dispiace non è potuto essere presente, e è un impegno quello di cambiare il trend. La connessione di oggi, i problemi anche che abbiamo quotidianamente anche con i sindaci che non riescono a collegarsi, dimostra quanto questa regione abbia davvero bisogno della banda ultralarga. Quindi è un fatto oggettivo per noi poter superare questo handicap infrastrutturale, e forse tra le priorità più importanti dopo ovviamente quelle sanitarie. E vi chiediamo scusa per le disguidi, per i due sindaci che non hanno potuto essere presenti, ma appunto questo significa quanto è faticoso fare attività in remoto quando non si ha connettività. E così concludo soltanto dicendo l'impegno che abbiamo preso sono importanti. Chiediamo a tutti uno sforzo speciale, anche alle compagnie telefoniche e agli operatori telefonici, di entrare su questa partita senza attendere masse critiche, diciamo così, economicamente rilevanti, perché se poi gli operatori non fanno contratti nelle aree dove ci sono pochi utenti, per noi diventa ancora più difficile. E quindi faccio un appello alle grandi compagnie telefoniche di assisterci anche commercialmente e non abbandonare i centri che non sono abbastanza appetibili, e contemporaneamente ringrazio i piccoli operatori locali che comunque stanno rendendo possibile la connessione alla banda ultralarga laddove è presente. Grazie ancora a tutti quanti, grazie a Open Fiber, grazie a Infratel, grazie alla dottoressa Carotta e tutto il suo staff per il lavoro che si sta facendo.